Il mercato per ora non riserverà colpi ed ufficialità. Morgan De Santis ha avuto mandato dal presidente Danilo Iervolino di avviare contatti e trattative per delineare i possibili scenari per la fase operativa però toccherà aspettare qualche giorno anche perché nei piani del massimo dirigente Granata c'è il colpo ad effetto rappresentato da Edinson Cavani il Matador 35 anni già compiuti è stato impegnato con la sua nazionale per disputare alcuni test amichevoli ed ha confermato che neanche due anni trascorsi spesso in panca al Manchester United ne hanno appannato la vena realizzativa. Gol a Raffica, tanti minuti in campo ha conferma che smalto e condizione fisica non siano affatto da mettere in dubbio. Cavani si sente ancora un top player e per questo sa di poter ambire ad un club importante, meglio se in Europa. Anche le sue richieste economiche sono in linea con il suo status di grande calciatore, prossimo a disputare i mondiali e capace di essere sempre ed ancora decisivo. Ierevolino però ha sogni da tifoso che punta a trasformare in realtà da presidente e per convincere il matador punta anche sui buonissimi rapporti che l'attaccante nato nel giorno di San Valentino Assalto intrattiene con Morgan De Santis. L'offerta a Cavani è stata presentata ed anche ritoccata dopo un primo contatto. La Sardegna offre una base fissa e bonus per ogni segnato e due anni di contratto. Cavani aspetterà ancora un po' per avere chiaro il quadro delle possibilità che gli si prospetteranno e poi darà la sua risposta. Nel frattempo, la Sardegna ha parlato con l'entourage di Mattia Destro ed ha comunicato agli agenti di Federico Bonazzoli che non riscatterà il calciatore ma presenterà eventualmente una nuova offerta alla Sampdoria più in là. Su Bonazzoli, però, in forte pressing il Bologna che il Neo di S. Sartori vorrebbe rinforzare con due prodotti il video dell'Atalanta che lui conosce molto bene il difensore Lovato e l'attaccante Sissè. La Salernitana ha chiesto entrambi al club aerobico che ha messo gli occhi su Ederson. Il Bologna invece potrebbe pagare la clausola presente nel contratto di Lazzanaculi culibali e strappare ad un prezzo irrisorio un milione e mezzo il centrocampista Maliano alla Salernitana. Dopo la rottura con Sabatini anche a causa del complicato rinnovo del contratto dellex angers la società grata non ha grandi rapporti con gli agenti del Maliano che puntano a portare altrove il calciatore. La cessione anche di Pasquale Mazzocchi, chiesto dal Torino nell'Operazione Verdi, ma corteggiato anche da Monza, Fiorentina ed altri club. La Solitana ha bloccato Davide Santoni, regime di svincolo dalla Roma, e chiede 10 milioni per far partire Mazzocchi per la corsia sinistra e sprint per Beruatto della Juventus. Molti club stranieri si sono interessati a Boinen. La Solitana valuta Salvatore Esposto, fresco di Sordini e con un solo anno di contratto alla Spal come possibile aggiunta verde in mediana. Piace anche Diavarà in esubero e messo alla porta dalla Roma.